Avevo mangiato quindi un po' make up, avevo fatto una specie di base, ma boh, vabbè, dettagli. Poi, allora, ho pensato di utilizzare, farò solo occhi e bocca forse, non lo so. Vorrei utilizzare questa palette che mi ha regalato Gianluca. Non so adesso che nickname abbia. Comunque è Revolution, Makeup Revolution London. Un po' di soft spoken, un po' di whispering. Che è Forever Flawless Constellation. C'è anche in italiano. Palette di un beti, vabbè, fin lì c'ero arrivato anch'io. Comunque ha... un sacco di... sono io riflesso nello specchio. Comunque ci sono un sacco di colori spumeggianti. E quelli che mi piacciono di più sono, per questo make up, Jupiter o Jupiter, Spiral, Dimension, Cosmic, Venus, però penso che non li userò tutti. Penso userò principalmente Venus, sperando che non mi macchi la pelle perché domani devo andare al lavoro. Jupiter, Spiral, che mi sembra luccicante, ma forse non lo è. Se non è abbastanza luccicante, metterò del Celestial sopra, che è una specie di rosa ciprea olografico, non lo so, è questo, non si vede, ottimo. No, ma non sembrava più, ma non sono come sembrano. Aspetta, vediamo questo. Sembravano più glitterati.
Quindi, per fortuna, ho questi vecchi glitter che però si sono un po' seccati, sono glitter gel. Però sono un po' secchi. Quindi, boh, non lo so, li avevo utilizzati per fare quella specie di cosplay, quel roleplay della sirena. Questi sono un po' più bagnaticci, però sono più brutti, quindi non lo so, adesso vedo. È tutto un casino perché io non... da un sacco anche che non mi trucco, però vabbè, non importa. Allora, anche se ho un po' di ombretto marrone, così tanto per darmi un tono, volevo mettere un po' di base, però non arriva, vediamo. Questo è un primer occhi che però è mezzo finito, molto bene. Dovrò comprarmene uno nuovo. Eppure sembra che ci sia del prodotto qui, ma probabilmente è finito. Sembra solo che ce ne sia. Se questo make up farà schifo, ma volevo anche procurarmi le ciglia finte, ma non l'ho fatto in tempo e se no passavano troppi mesi e volevo fare questo video perché sono troppo precisa e va a finire che per colpa della mia precisione non faccio più video quando mi taggano perché vorrei, no, aspetta, però vorrei essere pronta e aspetto troppo e poi passa e quindi lo faccio anche senza ciglia finte, va bene lo stesso. Sì. Ho deciso io, però dovrei abbassare un po' di luminosità sul mio viso, magari sul finale, perché così si vede che non si vede. Sto cercando i pennelli, dove li ho messi? Ce n'è uno solo. Ah, eccolo qua. Ok, li ho trovati. Questi pennelli. Allora, totalmente a caso, andremo a mettere, non lo so, cosa mettiamo? Dimension, allora Jupiter ho già deciso dove lo voglio mettere. Venus, magari lo spalmo, perché io comunque ho la palpebra molto calante, non so come si dica, incappucciata, ecco. E quindi è difficile. È tutto difficile. Allora, mettiamo un po' di Dimension. Perdonate le facce che vengono fuori, poi anche gli occhi diversi. Già non era difficile così, mettiamoci anche la forma diversa, giustamente, da uno all'altro. Mi pare giusto così. Poi io andrei a pucciare un po' di Venus con lo stesso pennello, sperando ho paura che succeda, allora mettiamone di più di tutti gli altri. Vado a sfumarlo con questo. Poi voglio provare a mettere un po' di Spiral, che era quello... Beh, dai, è abbastanza luccicante, lo vado a mettere con le dita. Perché non va più bene. No, dai, scherzo. Ma scusa, non si vede niente lì, ma a me piace, sta venendo bene. Anche se mi sarebbe servito un po' più di primer, onestamente, ci accontentiamo. Abbondiamo pure. Mi piace, mi piace.
vado un po' a amalgamarlo all'altro. Dopo abbasso un po' la luce perché secondo me non si vede niente. Quasi quasi metto del crystal qui nella parte. Hai capito dove? Cioè, ma sta venendo bene, non me l'aspettavo. Per dare il tocco di luce, una specie di membrana. Non si vede, ma sta venendo bene secondo me. Poi voglio provare una cosa con Jupiter che è un misto tra un rosso e un rosa. Non si capisce bene. Non lo so, però potrebbe anche starci. Non lo so, sicuramente qualche makeup artist si sta rigirando, no? Nella tomba anche senza prima di morire, però potrebbe starci, perché io ho la forma strana dell'occhio. Pucciato nell'occhio, non è stato piacevole. Momento di suspense. Perché quando si truccano tutti gli altri sembrano così belli, sembra un clown. Eppure mi dona, devo dire. Credo non ci sia neanche bisogno di. Si vede comunque abbastanza. La mia idea più o meno era quella, però pensata sembrava decisamente meglio, però. Però, manca ancora un po' di blush. Poi ho fatto apposta a mettere questa maglia rossa perché sapevo che ci sarebbe stato quel colore. Make-up Mineral Blush. Sicuramente non va con questo pennello, ma so se si faccio così si vede un po', faccio così sparito il blush. Dopo andrò a settare meglio le impostazioni. Comunque, poi tornando a noi, ho un illuminante che è tipo la cosa più faica del mondo, che non so come si chiami, della Essence Crystal Dreams, che è tipo. Si vede niente ovviamente. Che è tipo olografico. Me ne metterò un botto perché da quello che ho capito per questo make-up necessita di super illuminante e di glitter. Un po' esagerato. Poi non dovevo metterlo qua. Ho fatto un disastro. Non si vede neanche tra l'altro. Ultimo tocco. Le lacrime glitterate perché ho visto che devono essere quasi necessari. Ok. Mamma mia, se resto macchiata così. Devo andare a lavoro.
Cambio un attimo un secondo, perché non si vede niente, ma se ho... Cioè, se non vedo nulla, non si vede nulla, non va bene. Sì. Sfasato.